Oggi infatti 150 dipendenti sono praticamente per strada, non sanno assolutamente dove recarsi a lavorare, non sappiamo il loro futuro quale sarà domani e quindi siamo fortemente preoccupati. Ci sono attività che vengono improvvisamente bloccate perché chiaramente non avendo l'attività, non avendo gli strumenti e non avendo assolutamente anche una postazione non possono lavorare. Oltre 150 lavoratori ARPAL si ritrovano senza sede dopo che quella di via Corigliano nella zona industriale di Bari, dove hanno sede anche gli uffici dell'assessorato regionale al lavoro, è stata dichiarata inagibile per motivi strutturali ed è per questo che i dipendenti insieme alle principali sigle sindacali hanno deciso di scendere in piazza e chiedere con urgenza una soluzione. L'obiettivo è quello di accorpare in una sola sede i dipendenti ARPAL e ARIF, ma per farlo occorre tempo e fino ad allora dove andranno a svolgere le proprie funzioni i lavoratori? Hanno avuto una comunicazione ieri sera i lavoratori, malgrado la parte pubblica sapesse già da 2 mesi che c'era una situazione di difficoltà proprio per quella sede inagibile. Non abbiamo avuto nessuna comunicazione, abbiamo attivato immediatamente lo stato di agitazione, ci siamo presentati al prefetto, tutti i lavoratori sono qui e sono preoccupati. Preoccupati perché effettivamente solo domani c'è la disposizione per via delle Magnole, ma in realtà poi questi 150 lavoratori, di cui la capienza è solamente di 70 su via delle Magnole, non sanno non solo dove andare, ma anche dove effettuare il servizio per i cittadini. Dunque abbiamo proposto in prefettura non solo la possibilità che non siano smistati, che ci sia una sede unica per questi lavoratori, ma in seconda battuta anche che sia attivato il lavoro agile, in modo tale che poi nelle more si possa fare in modo che queste persone, questi lavoratori possano effettivamente poi servire i cittadini ma anche se stessi, perché bisogna garantire anche salute e sicurezza a questi lavoratori e tutti i diritti che a tutt'oggi invece con la piattaforma per l'insieme che abbiamo attivato ancora non abbiamo risolto. Sinceramente è una cosa vergognosa che un'agenzia regionale, una pubblica amministrazione costringa i lavoratori a scendere in piazza per poter lavorare, considerato che la situazione di via delle Magnole, di via della sede ARPAL è una situazione conosciuta, ne parlate anche voi mass media da tanto tempo e siamo arrivati ieri alle 19 a sapere che i dipendenti non hanno una scrivania su cui lavorare, ma soprattutto un servizio da offrire ai cittadini, un servizio così importante perché qui stiamo parlando di lavoro e chi dovrebbe aiutare i cittadini a trovare il lavoro in questo momento non sa dove lavorare, assurdo. Una situazione incresciosa ovviamente, aspettiamo delle direttive dall'amministrazione ARPAL, comunque noi abbiamo chiesto il tavolo in prefettura, tutte le organizzazioni sindacali, abbiamo chiesto che i lavoratori siano collocati tutti in smart working, fino a quando ovviamente non sarà trovata una sede agibile dove tutti i lavoratori ARPAL possano lavorare in futuro con tranquillità e benessere lavorativo.